quest'anno è un anno un po' particolare, è stato più difficile organizzare il test? Non direi più difficile, abbiamo avuto delle norme in più da dover rispettare e le abbiamo rispettate in ossequio a quello che ci ha detto il Ministero dell'Università, quindi diciamo che tutte le norme anti-Covid-19 sono state rispettate e su questo siamo sicuri. Un test che si è dimostrato efficace? Oddio, qui è difficile dire quanto sia efficace questo test, perché in realtà se uno va a leggere la letteratura internazionale vede che nel mondo vengono utilizzate le modalità più diverse, ma poi in realtà non c'è mai una evidenza di un metodo rispetto ad un altro. E quindi diciamo che rispetto ai test dell'area anglosassone, che comprendono i quiz, comprendono l'intervista, comprendono l'esame della carriera scolastica, comprendono altri crediti che vengono acquisiti dagli studenti prima, tipo le attività di volontariato e altre cose, poi in realtà negli studi che ci sono, l'unica cosa che correla con l'andamento della carriera è il risultato nel test e il voto di maturità a livello internazionale. E abbiamo anche qui in Italia abbiamo fatto degli studi nazionali dove abbiamo visto che in realtà sia il voto di maturità che il punteggio nel test d'ingresso correlano bene con il primo anno di corso, cioè con i risultati che si hanno nel primo anno, anche perché poi quando lo studente va già al secondo, al terzo anno i benefici si perdono, perché poi entra il livello formativo del corso che ovviamente copre magari qualche carenza che lo studente poteva avere in ingresso. Senta, però sappiamo che ci sono comunque delle irregolarità che si verificano in tutta Italia purtroppo il giorno del test. Quali sono le misure che avete adottato per bloccare i furbetti? Irregolarità di che tipo? Cioè è chiaro che i docenti e il personale di vigilanza che è dentro è molto attento a che non vi siano irregolarità, per cui noi abbiamo dato l'indirizzo che se c'è qualche studente che viene individuato, che sta copiando, che si è collegato fuori, eccetera, viene estromesso. E gli anni scorsi è stata fatta anche la denuncia al commissariato quando sono state trovate condotte irregolari.